Salve a tutti ragazzi, bentornati da noi in questo nuovo video in cui proveremo un nuovo giochino con una musica tamarrissima, Drift 21, che se non vado errato sarebbe Drift 19, che ha tardato talmente tanto che si chiama Drift 21. Io però me lo ricordo ai tempi di Drift 19 perché lo seguivo, ne avevamo anche parlato su Instagram, insomma anche voi sicuramente lo conoscete, non è uscito proprio adesso Drift 21, già qualche tempo fa. Noi siamo qui per provarlo, per capire un attimino. Anche se devo dire, grandissimi apprezzamenti non ce ne sono mai veramente stati una volta rilasciato il gioco realmente. Però noi non ci fidiamo perché il nostro malavitometro ragiona per conto suo, quindi magari invece è una figata. In ogni caso, prima o poi andava provato. Voglio capire se è un drifter simulativo oppure se è una sorta di Carix Drift un pochettino più studiato. Carix Drift è fenomenale, io lo adoro. Non è molto simulativo, ma è uno dei migliori giochi da drift che io conosca, perché è divertentissimo. Vediamo questo Drift 21 che dalla musica e dall'immagine promette molto bene. Andrei su nuova partita, visto che se carico la partita non c'è un cazzo. Nuova partita e non c'è un cazzo lo stesso. Vabbè, devo... Stai giocando Drift 21 per la prima volta, giuro, non deve avere il tutorial. Andiamo a iniziare adesso? Dite che ci conviene iniziare il tutorial. Boh, diamogli un occhio, non lo sappiamo ancora. Magari invece ci spiega delle cose, perché boh, c'è anche dell'elaborazione, del custom qui, della M4R, quindi occhio. Abbiamo preparato una sfida speciale per te, devi mettere alla prova le tue abilità, ti obbligo quello di tagliare il traguardo nel minimo tempo possibile. Attenzione ragazzi, piccola premessa, oggi, essendo una videoprova un po' malavi, abbiamo lui, ma se dovessimo scoprire particolari doti in questo giochino, non escludiamo un bel video con il volanteggio. Cos'è il comando paraurti? Glielo tiri? Oh! Sì, ma non credo che ci convenga molto. Aspetta, no, perché sono ripartito? Volevo... Oh, siamo in un MX5? Ecco, tutt'al più che abbiamo il controller, ragazzi. Ci conviene forse provare... Fa cagare questa visuale. Poi... Ce n'è una un po' più... Ah, perché questa è ferma. Ce ne serve una uguale, ma un po' più dinamica. Perché sennò sembra un pezzo di legno sta MX5, giusto? Oh, eccola lì. Wow. Porca vacca. Vabbè, dai, il tempo non l'ho fatto nemmeno. Ottimo lavoro, tutto il trofeo. Ho fatto schifo, ho fatto. Ecco, qua, ad esempio, giocando col volante è un pochettino un dito nel Deretations muoversi nell'officina. Quindi abbiamo fatto bene. Avvicina la tua preparazione al drifting. Eccolo qua. Per apportare ulteriori modifiche è necessario montare i componenti chiave, a partire dalla gabbia di sicurezza. La sicurezza è il fulcro vitale degli sport, giusto. Quindi fai pratica soltanto con i mezzi professionali sotto la guida di un istruttore. Va benissimo, GG. Ma sull'MX5 io partirei, guarda, possiamo montare un vuoto, un 6 cilindri in linea, speriamo giapponeseggiante. Però sull'MX5, forse risparmiando qualcosina, possiamo andare con calma, no? Acquistiamo questo motore completo, collettore di scarico, che devo fare? Ah, vabbè, tutto nel menu a ruota, quindi vado qua. Sposta il motore nell'MX5. L'hanno spostato? Dov'è? Macchina! Eccola qui, sì. L'ha montato, decisamente. Fissa i sedili nell'auto, suppongo. Ah no, aspetta, questo qua lo prendiamo. Perfetto, meno male è un po' semplificato, perché sennò, mamma mia, due coglioni a fare tutte ste robe. Cioè, capisco, su Car Mechanic Simulator può avere un senso, ma qui uno vuole anche andare poi a fare due traversi. Anche se ho il sospetto che abbiano messo tutto stambaradan, diciamo, di curarsi la propria macchina, anche perché magari... Cioè, quello che voglio dire è che se magari avessero messo soltanto la parte guidata del drift, dopo una mezz'oretta uno si sfracassa i maroni. Invece, facendo così, è bello, ma ci saranno pure i cerchi. Allora, lui ci dice che ci manca il pomello del cambio, la leva del freno a mano e il volante, quindi noi adesso andiamo a prendere quelli. Però, mi fa piacere vedere che comunque, in verità, si può cambiare un po' tutto qua. Ah, qua c'è la modalità parti mancate, ma tanto ci sono scritte, quindi... Allora, andiamo a vedere. Prima di tutto un pomello del cambio. Quale ci vogliamo mettere? Dai, questo qua nero tranquillo mi sembra carino. A me non piacciono quelli troppo. Ok, pomello del cambio montato. Mo' andiamo a vedere. La leva del freno a mano l'avevo vista. Sono qua, subito a vista. Beh, queste qua, sapete cosa? Quella katana è bellissima. Però questo con, sai, tutto pieno, tondo. Acquistiamo. Stiamo spendendo poco per queste robe. Perfetto, così va subito lì. Oh, mi sono tirato un pugno in faccia. Vabbè, prenderei uno di questi, dai, un bel tre razze. Guardalo lì, bellino. Avvicina di selezione, sposta il ponte sollevatore nel menu a ruota. Ammazza, quanta roba devo fare. Vai, solleviamo. Usa i pulsanti. Ok, solleviamo la macchina.
Evidentemente dobbiamo andare a controllare qualcosa sotto. Dobbiamo comprare un tubo di scarico, un manicotto del radiatore inferiore, un manicotto del radiatore superiore e la scatola del cambio addirittura, ammazza. Tubo di scarico, li troveremo qui, credo. Ma ce ne sono diversi però. Allora, qui dietro ce l'abbiamo lo scarico, giusto? Quindi cosa mi manca? Questo. Ah, ma guarda, cioè, ci sono... Ok, fighissimo. Allora, questo tubo di scarico posteriore, dobbiamo guardare sopra. C'è la Mazda MX-5, no, questo c'è. RX-8, tubo di scarico centrale, ma c'è un catalizzatore grosso lì, non è il no. Tubo di scarico I4 anteriore, ecco, secondo me è lui, ragazzi, mi butto a indovinare, ma così a occhio. Infatti è proprio lui, non specificava, manicotto radiatore inferiore. Allora, stiamo attenti adesso, anche qui, questa che sto selezionando è la scatola del cambio, ma vabbè. Penso che ci serva una scatola del cambio per il motore I4, quello che abbiamo montato noi, però lunga o normale? Normale? Io me lo auguro perché sono un botto di soldi, vediamo, ha funzionato, sì. Invece i manicotti del radiatore qua, credo che dobbiamo, esatto, far riscendere la macchina. Beh, questi sono facili. Dobbiamo trovarli in tubi, forse. Eccoli qua. Manicotto del radiatore. Manicotto del radiatore inferiore. Eccolo. Per l'MX5. Acquistiamo. Bellissimo, ragazzi, però, eh. Tutto, ci siamo divertiti anche con Car Mechanic Simulator. Quindi, vuoi avere un mix di guida e modifica? Manicotto del radiatore superiore. Ok. Finita sta macchina. Parametri dell'auto. Dal menu. Parametri dell'auto. Dai. Ah, il banco prova. Uno strumento che permette di controllare la prestazione. Se l'auto è completa, puoi controllare rapidamente potenza e coppia selezionando avvia banco pro. Quindi mo è completa, mi stai dicendo. Ad ogni modo, se l'auto non è completa, è possibile trovare la lista delle parti mancanti. La parte destra dello schermo. Avvia banco prova. 172 cavalli, 205 Nm di coppia. Dalla finestra fasi puoi vedere cosa va sostituito. Vabbè, vabbè. Capite, no? Fase 1, fase 2, fase 3 per modificarla di brutto sta cosa. Ma per adesso direi anche no. Buttiamoci sulla preparazione alla guida. Benvenuto. Da qui puoi accedere direttamente alla pista. Ogni riquadro al menu ti consente di regolare diversi aspetti. Autopista, modalità, sfide separate. Ok. Seleziona auto. Abbiamo solo questa. Seleziona pista. Ma comunque non credo che sia più il tutorial, eh? Ah, no, non è più il tutorial perché prima, oddio, era modificata a bomba il motore della macchina. Adesso invece, oh, sfida non superata, riprova. Comunque no, ragazzi, prima non faceva sto sound. Adesso è giusto, diciamo, per la MX-5 questo sound qua. Punti drift 81 però. Nei 10 secondi ci stiamo, ma dobbiamo far, cercare di fare 100 punti. Come cazzo, è difficile, driftare. Soprattutto evidentemente perché la macchina è un pochettino lenta. Punti drifting 2,98. Zitti. Molto bene. Sì, però mi manca un po' di concretezza nel drift. Cioè, cosa devo fare? Devo passare la vita dentro il garage? Posta in cabina di verniciatura. Vediamo di partire da un bianco. Modalità verniciatura ruota. Ah, questo pure è interessante. Oh, però guarda che bel... Cioè, tipo il cannone di fucile si vede tutto. Sono bellissimi i riflessi. Madonna, guarda quanti cerchi. Ah, pure le gomme. Parti. Mamma mia. Beh, ti credo allora che la nostra è un drift a una sega, ragazzi. Qua va modificato di brutto tutto. Assettini, sospensione. Cioè, la nostra sostanzialmente adesso è originale, giusto? Che tipo, come si fa a smontare? Io ho staccato una ruota. Vabbè, dai, è fatto bene. Bagagliaio, sì, perché ho visto si possono cambiare, cioè anche le parti proprio della carrozzeria. Vedi, paraurti, pannello sinistro, parafango, vedi, quindi ci sarà tutto. Prova a fare una roba diversa, tipo il giro singolo qua, school. Cerca di ottenere quanti punti possibili nella sezione di pista che sono andato. Durante la manche dovrai affrontare tre tipi di zone. Speed zone, dove maggiore la velocità più saranno i punti che otterrai. Drifting zone, la porzione di pista in cui devi derapare. Il clipping point, la parte della pista dove entrambe le ruote posteriori devono derapare. Non è chiarissimo, ma ci provo. Cioè, noi stiamo facendo la storia, la carriera? Allora, vai. Cos'era quella roba lì? Ok. Oh. Sì, è stra difficile. Ma perché immagino che la macchina sia un po' troppo originale. Botta. Clipping point non abbiamo superato. Il clipping point cos'è? Quella roba dove, dicevo, entrambe le ruote posteriori devono driftare. Vabbè. Cioè, così? Dai. Ma ragazzi, comunque sta macchina ha bisogno di qualche trattamento un po' più serio, eh? Oh, bello. Occhio perché qua c'è la S del fastidio, dove prima abbiamo preso il Cesarino. Oh, dove? Peccato per
infrascata, che non era andata malissimo. Vediamo questa visuale un po' più dall'alto, ma non credo che ci possa dare grossi aiuti. Ma un po' sì, eh. Vista da così sembra un po' più grossa la pista. Ecco, vedi, ci si capisce meglio con le botte anche. Peccato che ste gomme, minchia, non vengono giù manco a pagarle. Ok, ma non è male, ragazzi, la driftata in sé. Però non lo so, è un po' boh. Il feeling non è il massimo, cioè non è morbida. Ma è probabile anche che tutto ciò dipenda da assetto, gomme, parti, cose varie. La potenza della macchina, che sicuramente è una giusta potenza per iniziare a driftare, probabilmente. Però qualcosina andrà fatto, no? Su assetto, su gomme, perché sennò dobbiamo fare qualche modifichina cesarinica. Se io devo cambiare sia le gomme che i cerchi, vuol dire che dovrò in qualche modo abbinarle, no? Ma non abbiamo... c'è un coso per... no? Sì. Si usano ste cose? No, vabbè, ragazzi, ma questo è Car Mechanic Simulator, dai. Diamo tutto in ordine, però, quello che smontiamo, un attimo. Guarda, il distanzialino, però. Allora, dischi freno... aspetta, leviamo i distanziali. Ricordiamoci che sono da 50 mm. Quindi noi adesso ne compreremo uno, magari un po' più grosso. Anche dietro? Sì, sono da 50 mm. Il 100 forse è troppo, ma se da 50 montiamo... non so se 70 o 80, dovrebbe già fare una figura molto più interessante. Guarda l'80 quanto esce, è anche tanto, eh? È anche tanto. Mo sapete che faccio? Piglio un altro 80 per il posteriore e davanti li metto più stretti. Vediamo come funziona sto coso. Allora, qui mi metti il cerchio, l'aggressor 17, poi ci devo mettere la gomma intorno? Sì. Facciamo un'equilibraturina? Ok. Mo andiamo a vedere se sta ruota bene sulla nostra macchina. Minchia. Il distanzialino però mi puzza. Anche i parafanghi ci sono. Mo provo, ragazzi, lo acquisto, fa niente, tanto non è eccessiva la spesa. E... ah, ok, no, me l'ha montato. E c'ho in mano quello originale. Vabbè, quindi non vanno smontati i pezzi, vanno semplicemente sostituiti. Quindi mo con quel parafango lì, bellino, tipo 2 e tipo 3. Che cazzo cambia? Proviamo il tipo 3. Infatti, vedi, si unisce bene. Beh, a questo punto la macchina la possiamo abbassare per guardare un attimino meglio. È una figata, ragazzi. Guarda, vedi, così abbiamo congiunto bene le parti. Aspetta, e però qui rientra in gioco il distanzialino. Quindi abbiamo fatto bene a non buttarci subito in acquisti diversi e possibilmente indesiderati, perché adesso, come vedete, il nostro distanzialino da 80 adesso è molto meno stupido. Anzi, qua ci sta bene pure un 100, però va bene, è figo così. Scusate, ma a questo punto un bagagliaio tipo con un bel ducktail non ce l'abbiamo? M5 bagagliaio tipo 2, fase 3 ci dice, però vabbè, noi andiamo subito sul body kit, poi al motore ci pensiamo. Mamma mia, ragazzi, quanta cattiveria, che troppa, però è bellissima così. Non mi aspettavo, signori, che si perdesse tutto sto tempo in officina a fare ste modifiche, sinceramente. Bene ho fatto, mi pare, a non proporvi subito il video col volante, perché senza saperne leggere e scrivere mi sarei messo lì senza far nulla, perché di guida per adesso ce n'è veramente poca. Voglio capire un pochettino come funziona la carriera, se ti devi mettere qua semplicemente a modificare la macchina e poi giri a caso facendo quelle due o tre sfide che ci sono, ma è più il tempo che passi a modificare che a guidare. Magari mi aiutate anche un po' voi se lo sapete, eh? Quindi scrivetemi tutto quello che sapete sul gioco nei commenti, che può essermi sfuggito. Se magari mi sono autofatto qualche domanda e voi avete le risposte, sono molto molto contento di ricevere, perché in verità è divertente sto gioco. Forse dopo un po' annoia, perché bello adesso che stiamo modificando la macchina, ma voglio capire bene. Insomma, dai, ragazzi, lasciamogli una riservina e vedremo quello che succede. Fatemi sapere appunto la vostra, io vi leggo tantissimo nei commenti, ma vi aspetto anche su Instagram, mi raccomando. Quindi occhio alla descrizione, c'è sempre tutto quanto come al solito. Ci vediamo nel prossimo video, ciao. Buono, nel frattempo io gli altri cerchi e tutto io li compro, finisco.